Buongiorno, buonasera o buonanotte ragazzi, io sono Blin87 e benvenuti nella serie di video dove leggo tutti i vostri commenti lasciati sotto un altro determinato video. Il video in questione è ogni commento un bicchiere di Coca-Cola che risale a, non mi ricordo mai, risale al 15 marzo, ecco ce l'abbiamo fatta. E oggi appunto andrò a leggere tutti i commenti sotto quel video. Se volete essere letti nel prossimo video di questa serie, non dovete fare altro che commentare con qualsiasi cosa questo video e io poi vi leggerò. Leggo qualsiasi tipo di commento che può andare dalla battuta alla freddura al complimento all'insulto. L'unica cosa che evito di leggere sono le bestemmie, ma fino ad ora non ne abbiamo mai ricevute. Ma io direi di iniziare subito con il commento in ordine, partiamo dal basso, di Antonio Donato che dice: Blin, non sai fare la spesa. Questo è un simpatico aneddoto, perché in poche parole stavo andando a fare la spesa e mi arriva una macchina che mi clacsa in maniera eccessiva. Clacsa, mi suona il clacson, scusate il gergo tecnico, mi suonava il clacson in maniera eccessiva. Chi è questo? Chi è questo? È Antonio Donato. Che mi fa: dove stai andando? Sto andando a fare la spesa. E questo è simpatico aneddoto, non è molto simpatico in effetti, ma che ci penso. Pier Domenico, è scritto col punto esclamativo, quindi devo leggerlo con vigore, come se fosse un comando. Mi dice: Blin, sarai alla Lamezia Comics? Purtroppo non credo che sarò alla Lamezia Comics, anche perché non so neanche le date, ma in caso ci riesco a fare un salto, logicamente vi aggiorno eventualmente con un video o con un piccolo post sulla pagina Facebook. Nel video della Coca-Cola avevo il cappello di Ciubecca, quello coi peli, e il signor Manu Scovello, che saluto, mi dice: voglio il cappello. No, oltre che ho scoperto che è uguale a quello di Famigerato, quindi non lo metterò mai più quel cappello. Però, sorvoliamo, andiamo avanti, non te lo do il mio cappello. Il grandissimo signor Dev, grande appassionato di questo canale, mi dice: farai un raduno in Veneto? Please. Non so se riesco ad arrivare alla Lamezia, che è a 40 minuti. Penso che riesco ad arrivare mai in Veneto, però se un giorno mi capita di essere in Veneto, sarai il primo ad essere avvisato. Sono già stato in Veneto una volta, sì, sono stato a Padova. Padova in Veneto, fatemelo sapere perché non lo so io. Io non la capisco la geografia. Giuseppe Adamo, appunto, mi fa notare che avevo il cappello come fa VJ, infatti, come ho detto prima, non me lo metterò mai più quel cappello. E in più mi dice: scriverò meno commenti. Ma se devi fare questo tipo di challenge, tipo quello della Coca-Cola, credo che esagererò e non ti leggerò, nel senso che, come ho già spiegato in altri video, io leggo massimo uno o due commenti. Se mandate 1000 commenti o commenti sotto i commenti, io non posso leggere anche quelli, perché se no succede un casino, anche perché leggerei conversazioni di persone che sostanzialmente manco mi interessano. Quindi un solo commento, al massimo due. Virus-GB mi dice: che ore sono? Vediamo un po'. Attualmente, dove cazzo guardo là? Sono le 17:53 minuti. Lucky Rose Game mi dice: fai il cosplay di Roa Dog, che è un personaggio di Overwatch che fa per te. Io in generale non faccio cosplay, in più Overwatch non mi piace, quindi né so chi è il personaggio, né lo voglio sapere, né mi interessa. Quindi andiamo avanti, sicuramente sarà un gran figo. Allora, Leonard Susskind, o Susskind, non lo so l'inglese, mi dice: Blil, escile. Guarda, escile è complicato, al massimo te la posso uscire la spada, cioè non so se mi spiego. Ok, ora la esco la mia spada. Se proprio devo farlo, lo facciamo. Conserviamo un attimo questo. Dovrò un po' fare un po' di casino, dovrò un po' modificare l'inquadratura, però eccola qua, la mia spada. Ecco qua, ti è uscito la spada, è un po' troppo lunga, me lo dicono in tante, però. E fa il suo dovere, funziona a dovere. Mi sta la spada, che figa che è. E in più, sempre lo stesso commento, mi dice: io sono impegnato con lo studio, mi sto perdendo le tue live. Uff, non sto facendo molte live ultimamente, non sto stando benissimo con la gola e quindi passiamo avanti. Però ti saluto e ti ringrazio, caro amico Leonard, che so che sei un grande sostenitore del canale. Ok, mi sa che abbiamo la nuova challenge del signor Gianmarco che ci dice: ciao Blil, intanto ne approfitto per farti i complimenti per la trasmissione. Una nuova sfida idiota ti aspetta all'orizzonte. Che esagerazione. Quando leggerai un qualsiasi commento, non dovrai pronunciare le lettere A ed E. L'ho già fatto in una live di Rainbow Six. A presto, Blil, sono stato buono questa volta.
ma mi serve vivo per esperimenti socio-demenziali. Ok, quindi i prossimi commenti saranno senza A e senza E. E abbiamo il commento di Brt. Cazzo, è difficile, ma è. Lui sarebbe Alberto Skywalker, ma lo leggiamo il Brt Skywalker, che mi dice: Blil, ti lancio un challenge. Che devo tagliare le lettere. Deve coinvolgere Gianmarco. Già, stronzo Gianmarco, vedi, mo ti tocca. Quando si il tornò, che torneo non lo posso dire, fa frgiocr le vostre rgz. È complicatissimo. Snvet prr, no, pure lo posso dire, pur posso dire. Un mic, muto perché non posso leggerla. Lì dovut scegliere il personaggio più scarso, vuoto, film i loro scleru. Leggi commento per primo, troppo tardi, non l'ho letto per primo, si è arrivato tardi. Comunque, non posso fare challenge in esterna quando faccio questa tipologia di video, quindi mi dispiace, signor Alberto, non posso accontentarla. Io direi che possiamo andare avanti con Antonio Gbrle, che sarebbe Antonio Gabriele, che mi dice: Culi, 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 culi bellissimo, culi sono gli nim, sarebbe anime, barra crotoni nimuti, nimuti, perché io la posso dire, che vedevo da ragazzo. Sembra che parlo come Enrico Pasquale Praticò. Allora, da ragazzo, ragazzo bambino, perché penso di essere ancora nella fascia di età che mi fa diventare, che mi fa essere un ragazzo. Comunque, che guardavo? C'era quel cartone su Rai 2, quello che c'era tipo quella tartaruga papero, Monster Ranger, che c'era pure quello là con la faccia gialla, che era tutto un occhio, che era molto bello, quel lupo con le cose. Bellissimo. Poi guardavo, vabbè, i Pokémon, Dragon Ball, Kenshiro, che cazzo ne so, Scarafaggi Sky. Gli Scarafaggi Sky erano mortali, divertentissimi. Che poi è stato il periodo MTV, quindi Death Note, GTO, Sayuki, Evangelion. Tutte cose belle, con tutte cose al bacio proprio. Mi pare di averteli detti quasi tutti, quindi possiamo andare al prossimo commento, che è di The Rory, perché lo posso leggere, 154, che mi dice: O le fubr, perché tutto il resto sono tutte lettere che non posso dire. Fa fi fi uno scherzo telefonico, lo posso dire in quel modo, vuoto, qualcuno, no, qualcuno, non lo posso fare scherzo telefonico, oltre che non, in orario in cui tutte le persone che conosco sono ancora a lavorare, o magari c'è qualcuno che sta studiando, non posso fare scherzi telefonici. Montagnetta, non posso dirlo, che cazzo, già, ma come ti chiude il culo a te però, aspetta. Montagnetta, dies, discrementi, sorridente, Antonio Slerno, che sarebbe Antonio Salerno, mi dice: Le prossime, posso dirlo, Volt, come quello delle cose elettriche, con, questo è difficilissimo, l'acqua, l'acqua, sembra russo, l'acqua, tonic. No, l'acqua tonica mi fa cagare al cazzo, al massimo come una bella Tassoni. Comunque, hashtag un quarto. Mi dispiace per Teseo che mi dice: leggi il primo questo commento, ma anche lui è arrivato tardi. Il commento cita, cazzo, è complicatissimo: Cavoli, se fossi in te, io le Coca-Cola, lasciamo stare, fino al, no, fino al 2018, non le brie, come il formaggio, il brie. Perché non fi un bl rebut, francese questo è. Stiamo scoprendo nuove lingue. Di filmissimi, minchia, è una parola che posso dire in completa, filmissimi. Mi manca
Unsko Kul Sri. Sri, che cazzo. I filmissimi andavano bene, andavano discretamente bene, però poi la serie un po' me da annoiare, era sempre la stessa, i film si ripetevano. Stavo morendo e quindi ho deciso di interromperla, però forse in un futuro potrebbero tornare. Io intanto mi sono reso conto adesso a fine video che sono scuro, non ho gestito per un cazzo bene le luci, ma è un video fatto di corsa questo, anche perché noi facciamo i video arrangiati, lo sappiamo. Gli Ughi, che saluto con tanto amore, mi dicono... Aspetta, questo di nuovo senza A e senza E. Volvmo spmr m ci simo ricordati che si di cust prti. Donna mia. Non vogliamo, vogliamo al bacio, frontar le tu furi, il cavallo del West. Non ci rifilar ancor autografi no. Punto, ciao. Loro ci ho fatto l'autografo senza comics. C'è il video che vi lascio magari in descrizione se mi ricordo. Se non lo lascio in descrizione, ricordatelo nei commenti che vi metto il video. E ancora il signor Alberto che mi riscrive però dopo un sacco di tempo. L'ultimo commento questo è. E mi dice: non for le challenge di prima. Il microfono mi sta esplodendo quando qua zumba tutto. Comunque non devo fare la challenge di prima. Vabbè, tanto non l'avrei fatta comunque. Comunque dice: dovrei convincere, con piccola G, convincere Antonio, classico nome siciliano, Antonio, spazio Joker le tornò. Ecco, cazzo, leggo Street Fighter senza IEA, ma vaffanculo, di Street Fighter aboliamo le regole. Con T e Spignolo, spazio, tu dovrì dir mit le prime, mentre giochi, mit le prime. Un bacione a quelli sul server che mi stanno seguendo. Non è vero, non penso proprio che si mettano a guardare i miei video stupidi. Bene ragazzi, questo era l'ultimo commento. È stato un po' il disagio questo video fra uscite di spade e commenti senza lettere. E sto stanco, c'ho l'affanno perché a furia di dire quelle parole un po' strane, a caricare alcune lettere per dare un po' di enfasi, mi ha un po' stroncato. Sto in piedi da quasi un quarto d'ora, fermo, immobile, mi fanno pure un po' male le gambe. Io ho una certa età. Vi ricordo che se volete essere letti nel prossimo video di questo tipo, commentate qua sotto con quello che volete, con qualsiasi cosa, e io sicuramente, come ho fatto con tutti i commenti, potete controllare se non ci credete, con tutti i commenti che ci sono li ho letti, quindi se volete essere letti è questo l'unico modo, potete spammarvi, dire barzellette, dire puttanate, scrivete quello che volete, qualsiasi cosa va bene, però logicamente, come ho già detto all'inizio, ma non penso siate così cretini da scrivere bestemmie, le bestemmie io non le leggo. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video, commentate più forte che potete e patate a tutti, ciao! Mit le prime!